ci avete conosciuto qui, su YouTube. Ma per essere liberi, abbiamo costruito una nostra piattaforma, senza censura e controllo. 2 anni di lavoro, 5 tecnici coinvolti ogni giorno, uno staff di 14 persone. Questa è In Zion, un posto creato per godere di contenuti video evolutivi, selezionati per te. Contenuti che YouTube non pubblicherebbe mai. Su In Zion tutto è più facile. Hai disponibili i video recenti pubblicati su YouTube, immediato accesso ai nostri corsi, creati da autori d'eccezione. Puoi consultare e leggere gli articoli del blog, guardare le nostre vignette quotidiane e avere sempre disponibili gli eventi ed i corsi. Iscriviti gratuitamente e inizia a volare in alto. Tu pensi di guardare quello che vuoi su YouTube, mentre guardi quello che vuole YouTube. In Zion, dopo che l'hai guardata, sei migliore. Ragazzi, buonasera a tutti. Che live stupenda questa sera. Si parla di paure, ma anche di come superarle, grazie alla biofisica. Oh, mi sono inceppata. Adesso ce lo facciamo spiegare bene dai nostri ospiti. A tra poco. Buonasera a tutti, buonasera. Ila, sto diventando la regina delle gaffe. Ne faccio no, una dai. Live, praticamente sì, è vero. No, dai. Questa volta sono partita già dall'inizio. Ma era un termine piuttosto difficile da pronunciare, quindi dai. Ok, grazie Ila, grazie. Ma sarà una live strepitosa e dopo ce lo facciamo dire bene il termine da diretto interessato. Ila, ci ricordi i corsi di Luca, i corsi in generale di tutti gli ospiti che faranno i corsi in sala per In Zion? Grazie mille. Certamente. Allora, partiamo dall'11 di settembre con Andrea Pietrangeli a Frascati con Sticazzi dalle 17 alle 20. Poi, sempre l'11 settembre, Davide Cristallo, lavorare su se stessi con esercizi a Sanremo. L'11 settembre ci sarà anche Luca con Pillola Rossa a Colle Salvetti. Il 17 settembre Luca Nali, Campagna Italia Frascati. Il 17 settembre Massimo Bianchi, La Trappola e Uscire dalla Matrix a Sanremo. Il 18 settembre Luca Nali, Transurfing a Frascati. Il 24 settembre Massimo Bianchi, La Grazia e il Femminile a Monza. Il 25 settembre torna Andrea Pietrangeli a Sanremo con Sticazzi, sempre dalle 17 alle 20. Poi il 25 settembre abbiamo anche Luca a Monza con Capanne Tibetane, il 25 settembre Davide Cristallo con Lavorare su di sé con esercizi a Pesaro, poi a ottobre, il 1 ottobre abbiamo dalle 17 alle 20 Gabriele Sannino, L'amore un giorno alla volta a Sanremo, l'8 ottobre Luca Nali con Capanne Tibetane a Bolzano, l'8 ottobre Massimo Bianchi, L'anelito e l'intuizione a Frascati, 9 ottobre Luca Nali, Transurfing a Bolzano, il 9 ottobre abbiamo anche Monica Clementi, Numerologia a Udine e il 9 ottobre abbiamo anche Andrea Pietrangeli dalle 17 alle 20 con Sticazzi a Monza. Mi fermo qui o vado avanti? Sì, grazie Ila. Grazie. E ci vediamo tra poco, grazie di cuore. Ok, a dopo, ciao. E adesso faccio entrare i nostri super ospiti. Sono con noi Daniele Favaro e Natale Petti. Io mi scuso subito per la mia prima gaffa, ma ne farò altre, lo dico subito. Allora Daniele,
Scusata, ok. Daniele, ti presento, tu sei un ipnotista. Vorresti aggiungere qualcosa su di te? Allora, io sono diventato ipnotista perché praticamente volevo sostanzialmente lavorare su me stesso, su migliorare me stesso, e ho capito che il modo migliore di farlo è aiutare gli altri a migliorare loro stessi. E ho superato, la mia storia brevemente è stata che ho superato i miei problemi, diciamo, di salute, sintomi all'epoca di malattia di Crohn, attraverso un approccio che prende in considerazione sia l'ipnosi, quindi l'aspetto, diciamo, psicologico e del sentito, delle emozioni, e poi ho continuato a integrare questa ipnosi con questa conoscenza dell'aspetto biologico di come il corpo funziona, e poi finalmente, grazie a Mauro Sartorio, ho incontrato Natale e quello che lui sta facendo da molto più tempo di me, da oltre 20 anni, che ha creato la biopsicoquantistica, che è quello che stavi dicendo tu all'inizio, che unisce appunto questi vari aspetti, cioè l'aspetto dell'ipnosi, l'aspetto della biologia, di come funziona veramente la nostra biologia, cosa che purtroppo non è molto nota, e tanti strumenti che Natale ha sviluppato, la PNL, visualizzazioni, anche frequenze, cioè sono diciamo grato e affascinato di poter lavorare con lui. Quindi passo a Natale, a te la prossima frase. Adesso Natale ha già anticipato qualcosa, Daniele, psicologo clinico e naturopata evolutivo. Raccontaci qualcos'altro di te. Sì, sono uno psiconeuroendocrinomunologo, un ipnotista clinico, e comunque, ecco, io mi occupo fondamentalmente di biopsicoquantistica e di naturopatia evolutiva. È una naturopatia evolutiva che è una disciplina veramente innovativa nell'ambito della naturopatia, perché prende in considerazione gli aspetti che in naturopatia solitamente vengono considerati, quindi tante discipline messe insieme, ben integrate, olisticamente integrate, però poi quando la naturopatia olistica incontra la biopsicoquantistica, e oggi ne parleremo un po', quindi capiremo di cosa si tratta, allora diventa naturopatia evolutiva. Persona, attraverso la naturopatia evolutiva, non solo si prende cura di se stessa, ma acquisisce gli strumenti per far fronte alle situazioni di vita quotidiana che poi le arricchiscono e solitamente la portano poi al sintomo, al disagio, alla malattia. Ecco, io mi occupo di questo, la disciplina innovativa, pratico ogni giorno negli studi questa disciplina, la pratico con Daniele adesso negli Stati Uniti, e abbiamo clienti in tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti, quindi con grande successo, perché i risultati sono veramente interessanti. Quindi sì, faccio questo. Mi occupo di formazione anche, no? Quindi una scuola in Puglia, che però è una scuola che ha una modalità di erogazione sia frontale che attraverso il mezzo telematico, quindi una formazione mista di learning frontale, e che permette appunto, e che ci permette di formare e di aprire le coscienze di tante persone, perché questa sera è di questo che parleremo, no? Muovere un attimino, il nostro obiettivo è quello di muovere un attimino le coscienze. La scuola è nata per questo, è nata per dare una prospettiva, offrire una prospettiva diversa, una visione diversa di quello che è il concetto di salute, una visione diversa anche di quello che è il concetto di crescita, perché poi non esiste religione senza crescita, no? E questa è la visione anche su cui si appoggia la biopsicoquantistica, il nostro obiettivo è di formare più persone possibili, perché oltre ad essere un ottimo strumento per prendersi cura di sé, dei propri familiari, ma può diventare un'ottima opportunità lavorativa, perché in questo settore si lavora anche bene, quindi diventa poi un modello di vita. Grazie Natale. Allora io partirei dal titolo, lo sfidante. Chi è lo sfidante? Chi vuole iniziare? Allora, diciamo che l'idea è venuta a me di voler fare questa intervista, no? E condividere quello che stiamo facendo, proprio perché mi sono reso conto che lo sfidante, cioè le avversità, le difficoltà, sono da un certo punto di vista anche da ringraziare, perché se non ci fossero queste difficoltà, queste sfide, noi non cresceremo e non faremo quelle scelte a volte difficili da fare, che ci portano a crescere, a trasformarci.
Io, per esempio, detto in soldoni, se non era tutti negli ultimi 2 anni, si può vedere a quello che è successo come se fosse una cosa molto deprimente e negativa, però se non era per quello io non mi sarei trasferito in Florida, per esempio. Quindi è stata la spinta che mi ha detto: guarda, prendi e vai lì perché forse stai meglio. Infatti sto molto meglio di dove stavo prima. Quindi l'idea è questa, lo sfidante è quello che da un certo punto di vista forse noi stessi abbiamo creato per far sì che ci diamo da fare e cresciamo. Questo in breve, poi voglio... Natalia, sì. Vai tu. Sì, sì. Beh, si parla di sfidante, si parla di sfida, no? Chi è che ti pone di fronte ad una sfida? Vedi sempre come un avversario, no? Quindi una minaccia alle tue capacità, una minaccia alla tua autostima. Uno sfidante può essere il sistema, lo sfidante può essere un sintomo, lo sfidante può essere una persona che ti si pone di fronte, magari che ti mette in seria difficoltà. Lo sfidante mina le tue capacità, la tua incolumità talvolta. E lì, di fronte a una situazione del genere, o soccombi, se fosse uno stato di... si parlasse di una malattia, quindi in questo caso in realtà perdi la vita, oppure soccombi abbassando la testa, no? Oppure ti armi di coraggio, perché là si parla di paura e di tanto altro, e ti tieni testa, no? Lo gestisci, è però questa reazione, questo modo, no, di agire di fronte allo sfidante ti sprona verso, appunto, accettare la sfida, superarla, e questo ti fa crescere. Per dirla tutta, al giorno d'oggi, per esempio, dopo tutto quello che ho vissuto in questi ultimi 2 anni, per alcuni lo sfidante potrebbe essere il sistema, no? Non il sistema come struttura, anche quello. Per me, per esempio, lo sfidante, parlo anche del sistema inteso come sistema di credenze, non solo come struttura, quelle credenze che continuano a strumentalizzarci, che poi sono quelle credenze che il sistema come struttura continua a inculcare nelle masse, no? Sai, queste credenze sono come dei Trojan, no? Sai, quei virus, quelle cose che vanno nel computer, ecco, sono dei cavalli di Troia, entrano, tu non ti accorgi, e continuano a pilotare la nostra vita senza che ce ne accorgiamo, cioè, e quindi tutte le nostre scelte, tutte le nostre convinzioni, anche le nostre azioni di fronte alle sollecitazioni, non pagano e sono sempre date da questa modalità apparentemente che viene da dentro, ma in realtà esterna. Guarda il mainstream, no? Come pilota le notizie, proprio inculcando, strutturando, ma guarda in maniera proprio sopraffine, tutta una serie di credenze sui quali poi montano l'inqualcatura proprio del controllo. E questa è una cosa sottile e delicata, ma questo non vale adesso. Cioè, non vale adesso perché abbiamo avuto questi 2 anni bruttissimi. Non è quello, è sempre stato così. Cioè, noi siamo esseri umani, pensaci, e l'essere umano ha sempre bisogno di credere in qualcosa. E se delle persone hanno bisogno di credere in qualcosa, tu dagli un qualcosa in cui credere e saranno le tue mani. E se è successo con tante correnti, anche sedicenti alternative, cioè molto spesso il sistema si serve di questi mezzi, no? Ecco, sai che cosa mi viene in mente? La favola di Pinocchio, l'avete presente, no? Immagino tutti conosciate Pinocchio. Certo, sì. Ecco, Pinocchio, intanto partiamo dal nome. Pineale, occhio della pineale, richiama il testo. È vero, non ci avevo mai pensato. Pinocchio viaggia in pianto. Risveglio il burattino. Chi è lo sfidante? Mangiafuoco, per esempio, chi è? Il sistema che controlla le masse, come i fili. Però ti assicura, c'è da mangiare, sono lì, nessuno osa rispondere a mangiafuoco. E chi risponde a mangiafuoco? Finito, ok? Mangiafuoco potrebbe rappresentare, per esempio, lo sfidante, e Pinocchio riesce a sfuggire allo sfidante. Ma attenta, perché lo sfidante, per esempio, proprio nella stessa fiaba, potrebbe essere Lucignolo. Lucignolo che... Dicevi? Anche può essere Lucignolo, sì, può essere anche Lucignolo che lo porta nel paese dei balocchi.
Brava, apparentemente alternativo, non rispetta le regole del sistema, ma diventa un ciuchino perché entra nell'oblio. Ma non ti sembra, non ti richiama i nostri ragazzi che stanno 8 ore a giocare su un computer completamente persi e ipnotizzati? Io devo discutere con mio figlio un giorno sì o un giorno no per cercare di staccarlo da quel mezzo infernale che lo stiamo usando anche noi, ma no, cosa poi può essere usata? Ma anche questo, non è solo il computer, cioè tu vedi la gente dappertutto, bellezze della natura stupende e la gente che non sa goderle ma sta fissata sul questo lo sai benissimo, questo è uno strumento per ipnotizzare le persone, perché tu più ti concentri su una cosa sola e più ti, oltre che ti perdi tutto il resto, proprio stai aprendo tutti i tuoi canali, sei in ipnosi profonda, no? Sì. Ecco, mi si è aperto tutto un mondo adesso, perché quando vi stavo parlando di questa cosa, io ricordo che qualche anno fa volevo fare un sito e ho deciso di fare un sito con sotto della musica, e sai quale ho scelto come canzone? È una canzone bellissima, mi è venuto in mente, stavo ascoltando Daniele, ripensavo a Mangiafuoco, e questa canzone l'aveva scritta Bennato in un album degli anni 70. Me la ricordo benissimo. La posso cantare. In quell'album c'è una canzone che si chiama Dotti, Medici e Sapienti. Se non conoscete questa canzone, io vi prego, andate ad ascoltarla, ascoltatene. Bellissima. Sembra, a parte che è un genio perché ricorre i tempi, perché praticamente attualissima, sembra di ascoltare una di quelle, mentre guardi uno di quei salotti televisivi degli ultimi 2 anni, dove dotti, medici e sapienti erano lì a decidere, no, del malato molto grave. Questa canzone è bellissima perché poi alla fine c'è un tipo che dice, quello che si racconta, che dice: ma io non capisco niente, non ho studiato, non sono andato a scuola. Però mi sento adesso di alzarmi e dire a questo poveraccio di alzarsi e scappare, perché sennò finisce male. Sostanzialmente è così, no? Ecco, siamo ipnotizzati da questi salotti televisivi, siamo ipnotizzati da queste informazioni, ipnotizzati da una cultura che si è generata nel corso degli anni, no, che hanno strutturato nel corso degli anni per portarci a pensare in un certo modo. E noi abbiamo il dovere, chi capisce questo, ha il dovere morale ed etico di fare qualcosa. Noi nel nostro piccolo, io e Daniele lo facciamo con i nostri pazienti, io la faccio con la formazione, con la scuola, ma noi tutti dobbiamo fare questo, perché poi in questi salotti che cosa accade? Accade che loro usano delle strategie molto molto sottili, ma questo vale con la pubblicità, questo vale con ogni cosa, molto molto sottili, per portarti a che cosa? Per portarti alla paura. La finalità qual è? Controllo. Ma sono strumenti ipnotici, Tu che conosci l'ipnosi lo sai che c'è, creare delle risposte positive, far sì che le persone acconsentano o dicano di sì a cose che magari non pensano di essere importanti, e uno già inizia a entrare in ipnosi, no? Cioè, siediti in questo posto piuttosto che su quest'altro, no? Quello che volevo aggiungere, scusa, che mi è venuto in mente, quello che stavi dicendo tu, praticamente, che anche lucignolo, no, che sembra l'alternativa, ma io stesso conosco, e l'avevo già detto in una prima intervista probabilmente un anno fa, ci sono ipnotisti famosi che non hanno capito niente di quello che sta accadendo negli ultimi 2 anni. Pur essendo stavo parlando con Alessandro Cavello, che è un grande coach di programmazione neurolinguistica con cui è più di un anno che lavoro, che praticamente lui stesso mi ha detto, mi sono riletto questo libro di questo ipnotista famoso, non facciamo nomi, però lui stesso spiega benissimo come funziona l'ipnosi, come funzionano i meccanismi ipnotici, e lui stesso non è stato in grado di capire che è successo negli ultimi 2 anni, no? Cioè, proprio, okay. E ti rendi conto che poi io ho provato a parlarci con questi e loro... Purtroppo, ma gli manca quel background, quelle informazioni, perché dicono: no, noi non... È un po' l'archetipo dell'innocente, no? Natale, che dicono: no, io sì, sono ipnotista, conosco, capisco che questo potrebbe essere un'ipnosi, ma non credo che ci possa essere qualcuno che a livello globale abbia fatto questa cosa, no?
E allora con Alessandro, che è un po', diciamo, un pochino più sveglio, anche se non sapeva queste cose prima che diciamo ne parlassimo, basta che tu, sono dati pubblici, perché poi le cose non è che devi andare a cercarle nella biblioteca nazionale o in qualche libreria dispersa, no, esoterica. Tu dati pubblici vai a vedere che i maggiori azionisti di Microsoft, Google, Amazon, tutte le grandi compagnie, Pfizer, sono le stesse persone. Allora ti dici, ecco perché questo sta accadendo a livello globale e tutti sono d'accordo, perché sono le stesse persone, te lo dicono pure, capito? Quindi volevo una domanda. Perché questa voglia di controllo? Perché si vuole controllare assolutamente l'uomo? Da dove nasce questo bisogno? Chi dei due inizia? Una delle paure, allora, tutte le paure si rifanno alla paura unica, la paura della morte. Questo non c'è un bel dubbio. Ma ci sono tanti altri aspetti che riguardano l'identità di ognuno di noi. Ora, al di là di quelli che possono essere i costrutti sociali che ci siamo creati, al di là di quello che può essere, che poi è quella che può essere l'ipotesi, no? Perché ci sono molte correnti, no? Qualcuno dice che esista una corrente diabolica che sta in qualche modo offuscando la luce, ce ne sono tante, no? Tanto più che si sovrappongono. E al di là di questo, però, se prendi l'individuo, no, che vuole controllare l'altro individuo, lo fa perché deve proteggere e mantenere il proprio status. Cioè, il concetto del controllo, intanto, se io controllo qualcuno, la mia identità e la mia considerazione che ho di me cresce. Soprattutto il controllo serve per fare in modo che io possa mantenere il mio status. E tutti questi sistemi di lobby sanno perfettamente che non potranno reggere, che il loro status non si potrà reggere se loro non gestiscono le masse. Quindi, ma questo vale in grande, ma vale anche in piccolo, un'azienda. Pensa alla logica psicologica del dittatore, no? La logica psicologica del dittatore. Il dittatore, se trova una persona che vale, non è cretino, no? È un dittatore. No? Lui la valorizza, no? La valorizza, ma quando questa persona raggiunge il suo livello, prima ancora che lo superi, gli taglia la testa. E allora è chiaro che questi poteri non permetteranno mai, no, alla popolazione di diventare realmente democratica. Non è possibile questo. Peraltro, poi si parla di sovrappopolamento del pianeta, eccetera, eccetera. Quindi, chiaramente, questi poco dovranno fare. Qua il concetto che poi nasce, viene con l'idea, è si salva un po'. Cioè, che agli strumenti facesse quello che può. È chiaro che poi tendono a sottomettere la popolazione. E tendono a dividerci, no? Sappiamo, Giulio Cesare diceva di Tintera, no? Per cui hanno fatto un buonissimo lavoro da questo punto di vista, sono stati veramente molto strategici e molto molto in gamba, perché così, perché hanno creato veramente, hanno usato queste finestre di Overton benissimo nel portarci verso l'accogliere, l'accettare alcuni aspetti veramente devianti della vita quotidiana di una persona. Cioè, vedere una persona di 80 anni in una macchina con una mascherina di estate a 35 gradi mi viene da pensare questa gente si è bevuta il cervello, no? È vero. Pure in macchina da soli mentre guidano. Sì, li ho visti, capito? E allora abbiamo accettato anche questo. Esatto. Usiamo dei termini alternativi perché la censura è sempre un po' in guardia. Sì. Ok. E la paura della morte, la paura per eccellenza, perché? Perché questa paura è la paura più grande che abbiamo? Ma secondo me, in breve, perché noi siamo molto ignoranti su cosa la morte sia veramente, ma poi siamo anche ignoranti su cosa sia la nascita. Cioè, tutti si preoccupano di cosa succede dopo la morte, ma nessuno si pensa a cosa è successo prima di nascere. Quindi è un discorso che ovviamente da fare è abbastanza complesso, però è lo sconosciuto, no? Qualsiasi cosa sconosciuta ci spaventa. E anche lì poi c'entrano anche, oltre alla morte, che magari Natale vorrà parlarne dal suo punto di vista, la malattia, perché la malattia di nuovo è una cosa che io non so. Se io non so veramente perché sto avendo dei sintomi, che
che poi chiamo malattia perché penso sia un errore, allora lì mi spavento, no? Invece se so che cosa succede nel corpo e che c'è un senso biologico, intelligente, che il corpo non si sta impazzendo tutto un tratto, allora lì posso superare la paura, no? È una questione di conoscenza, di coscienza, che per fortuna va sempre a crescere, anche se questi cercano di limitare in tutti i modi possibili. Sì, grazie. Pensaci, sì, pensaci, no? La morte, la paura della morte è una questione culturale, perché ci sono culture che celebrano la morte come un momento magico e di passaggio ad una vita migliore, una vita più evoluta. Io penso, francamente, la penso così anch'io, no? E come puoi vedere, queste persone non c'è paura della morte, cioè viene aspettata ed accolta. Ora, se riflettiamo su un aspetto, se riflettiamo sul fatto che Daniela ha usato il termine giusto, ignoranza, la propria ignoranza, perché? Perché proprio la scienza ci dice che non si può morire, cioè non è possibile minimamente che qualcosa scompaia di tutto. Dovremmo conoscere approfonditamente il concetto di coscienza per capire però anche da dove viene, e dovremmo conoscere anche di cosa siamo fatti. Noi siamo fatti di atomi, e quando noi pensiamo, quando noi agiamo, quando noi ci relazioniamo, non siamo altro che frequenze di movimento, campi in movimento. Queste sono informazioni. Ora, è possibile che quando il corpo si deteriora perché perdi la vita, no, si possano scindere tutte queste cellule, molecole, no? Si dividono, no? Però alla fine rimangono gli atomi, e gli atomi conservano le informazioni. Cioè, voglio dire che la coscienza, questo campo informazionale, non può morire da qualche parte. Dobbiamo immaginarci come un grande cloud, no? Un grande serbatoio che noi chiamiamo spirito, e poi è costituito da tanti mini cloud, cioè tante memorie di computer, quindi computer con hard disk, che noi chiamiamo anima, e che sono la somma degli elettroni del nostro corpo, quindi chiamiamo anima, che poi permette al computer, il nostro corpo, di produrre qualcosa. E questa comunicazione è eterna, non può morire, perché quegli atomi non è che si possono scindere, saranno utilizzati dalla natura per costruire un'altra cosa. Ecco perché ci si riavvicina sempre di più verso le culture animiste, perché tutto ha un'informazione, tutto un'anima. E di fronte a una visione di questo tipo, che è una storia culturale diversa da quella che ci hanno raccontato fino ad oggi, che se tu fai cattivo vai in paradiso, se fai buono, cioè se fai cattivo vai all'inferno, se fai buono vai in paradiso, se sei così così vai a purgatorio, ma se sei così così un po' più cattivo, allora sei nella parte superiore dell'inferno, perché se proprio sei proprio cattivo, nella parte bassa della lava, no? E questa visione non è proprio questo che ci dice la scienza, è una questione proprio di ignoranza, secondo il mio punto di vista, ma purtroppo, come dicevo prima, gli esseri umani hanno bisogno di credere in qualcosa. Se tu sai che hanno bisogno di credere, dagli qualcosa in cui credere, e ce l'hai nelle tue mani. E questo è quello che si è fatto con le religioni. Ma se noi andiamo a rivedere un attimino, a studiare, ad approfondire, se ci informiamo, ma non dobbiamo essere scienziati nucleari per capire queste cose, semplicemente oggi c'è tanta possibilità, c'è internet, ci sono libri di vario livello, di vario genere, che ci parlano in tutte le lingue di questo, il nostro approccio verso la morte può cambiare. È inutile prenderci in giro. Veniamo fuori da un retaggio epigenetico potentissimo. Sai quante volte io ho detto non ho paura di morire? Poi ho chiesto, non è che me la so raccontare sta cosa io, perché... Lo so, perché mi sono accorto a un certo punto che ho paura di una certa altezza, che a un certo livello posso andare oltre, sono alquanto terrorizzato. Certo, ultimamente mi sono fatto questa cosa col paracadute in acqua, non ricordo come si chiama, altissimo, era bellissimo, e mi sono fatto anche questo volo con questa fune che passa su a 864 metri di altezza da una montagna all'altra, e devo dire che non ne ho avuto paura. Però rimane epigeneticamente settata questa paura della morte. Il concetto di peccato, il concetto di perdono, non perdono, senso di colpa, paura della morte, noi l'abbiamo nei geni. E dobbiamo, attraverso
un processo di trasformazione, in qualche modo è un programma, no? In qualche modo all'inizio riprogrammarci, la riprogrammazione è solo il primo passo, cioè riprogrammare i nostri geni, riprogrammare le nostre abitudini, cambiare i nostri schemi corporei, per arrivare alla fine a poter dire con grande forza e fiducia in questo meraviglioso universo, quindi superare anche il livello della programmazione, om nasci vaia, sia fatta la volontà, cioè siamo qui, l'universo mi pone di fronte le esperienze e io le faccio nel migliore dei modi, nel miglior modo che io conosco, ma sempre tenendo presente una cosa, che se noi continuiamo per esempio a seguire quelle logiche, anche queste religiose talvolta, per esempio si parla di causa effetto, è molto interessante, è ovvio, noi dobbiamo comportarci bene perché le conseguenze saranno sicuramente migliori, su questo non c'è ombra di dubbio, ma io starei attento a come si prende causa effetto, perché se no rischiamo veramente di non riuscire più a mollare, ad affidarci all'universo, perché io sono sempre attento a come mi devo muovere, alle cause finché ci sia un effetto, quando invece la fisica quantistica ci dice, e lo possiamo dimostrare, guarda, ho scritto oggi un post su questo, su Facebook, che lo possiamo dimostrare, che di fatto di fronte ad una stessa causa, in base a come muove l'osservatore, il fenomeno cambia, no? E quindi non è la causa che fa la differenza, ma ciò che decido io di far accadere nel futuro che fa la differenza. Questo però è una cosa fantastica, no? Perché nel momento in cui noi sposiamo una visione di questo tipo, noi non abbiamo più limiti, ma questo non è la predisposizione di un visionario pazzo, è veramente così. Te lo dice uno che sente dei limiti, ma che percepisce che quest'altra cosa. Ho sempre avuto la percezione che ci può essere qualche altra cosa, ci voglio arrivare, ci sto andando, sto lavorando, piano piano. Solo adesso, dopo tanti anni, io ne ho più di 50, ho scoperto che devo fare come dico io, nel senso che dal momento in cui io mi ritengo una persona buona, posso essere me stesso e me lo posso permettere, no? Perché non farò male a nessuno, è questo che parlo, no? E questo è interessante se ci pensi. Quindi cambiare la visione, uscire da questa forma di ignoranza, ci permetterà di affrontare in maniera diversa anche il concetto di morte. E quando tu esci dalla paura, puoi affrontare il tutto con una maggiore serenità. E io e Daniele tutti i giorni facciamo questo con i nostri pazienti, perché sono ipnotizzati e terrorizzati. E guarda che la paura, al di là del sintomo che hanno, e quindi paura di quel sintomo, basta da sola a farci andare. E questo diciamo è vero. È vero. Daniele, Natale, grazie, grazie di cuore. Ti ho ascoltato affascinata, grazie. E vi chiedo, e secondo me volevo dire anche che niente capita per caso, questi 2 anni sono stati una spinta eccezionale per farci capire certe cose. Io probabilmente non avrei parlato con voi se non fossero accadute delle cose, insomma, arrivati a determinate situazioni. Non avrei scoperto tante cose, quindi io sono grata anche a questo periodo, perché è stata una spinta, un'accelerazione incredibile verso la conoscenza. Ma a parte questo, volevo chiedere, la paura si ripercuote anche sul fisico. Che sintomi dà? Allora, io do la spiegazione semplice, perché poi Natale questa la sa alla grande, già la sa, come diceva Marco. Praticamente la paura è un amplificatore, perché qualsiasi emozione che noi sentiamo ha un impatto fisiologico sul nostro corpo. Ci sono delle molecole che vengono create, questo era stato già dimostrato negli anni 90. Io penso, quando ancora ero ancora un ragazzino, stavo ancora in Italia, mi ero già comprato il libro Molecole di Emozioni di Candace Pert, che è una scienziata che anche il governo americano riconosce, non è una scienziata che a un certo punto è impazzita, no? E ha scritto questo libro, è riconosciuta, e ha dimostrato che le emozioni che noi proviamo, tra cui anche la paura, trasformano il nostro corpo, lo trasformano a partire da questi nuovi elementi chimici, ormoni o comunque sostanze chimiche di diverso tipo. Natale saprà
spiegare molto meglio questa cosa, che vanno a impattare il nostro corpo. E la paura può essere anche un modo in cui la persona può anche arrivare a morire, perché se una persona è veramente presa dal panico perché crede, ci sono proprio cose, esperimenti fatti quasi per caso, di persone che gli era stata fatta la diagnosi, dice tu c'hai questo tumore, hai 3 mesi di vita, questa persona dopo 3 mesi è morto, gli hanno fatto per motivi legali una biopsia, però non era morto per il tumore, era morto, l'unica spiegazione che sono riusciti a dare era morto perché lui era convinto che doveva morire dopo 3 mesi. Quindi la paura e qualsiasi emozione, poi ci sono le emozioni positive, nel senso che l'esempio di Natale è bellissimo, no? Che tutto è soggettivo, nel senso che, adesso l'ho uscito io, lui magari la dovrà spiegare molto meglio, tu immagini che entri a casa, no? E trovi la tua figlia di 3 anni che sta camminando su una corda tesa fra i due limiti del salone, no? E sta camminando sulla corda. Una persona normale dice: mamma mia, questo mo casca e si rompe qualche cosa, no? E qual è la chimica là che parte dalla paura, dalla preoccupazione, dall'ansia? Sono questa adrenalina e tante altre sostanze che vanno a amplificare, hanno un motivo, un significato, perché io devo essere pronto a soccorrere la bambina, insomma, devo essere pronto a fare fronte alla situazione. E questo mi fa battere il cuore più veloce, mi crea un'adrenalina che poi dovrò smaltire. Sto riassumendo per sommi capi. Immagina la stessa situazione, ma il genitore che entra dentro casa non è uno qualsiasi, ma è un professionista che lavora nel circo e lui tutti i giorni fa gli spettacoli e cammina sulla corda. Quindi apre la porta e dice: Madonna, già lo sai fare, bellissimo, sono bravissima. Qui lì i sentimenti sono gioia, felicità, gratitudine, e le emozioni creano, queste emozioni creano sostanze chimiche che sono totalmente diverse, quelle che ci fanno stare bene. Ho dato un'introduzione, però magari Natalia saprà spiegare molto meglio questa cosa. Grazie. Grazie. Sapete che sto leggendo un libro, e non so, conoscete Caligaris? Sì. Praticamente sì. Che già nel 1901 diede la propria tesi di laurea che si intitolava Il pensiero che guarisce. Quindi diciamo che già all'inizio del 1900 c'era già questo tipo di ragionamento. Fatto sì, una breve sì, parentesi. Io in periodo di appena iniziata la pandemia, quasi per caso, ho trovato un articolo su Google, su internet non mi ricordo adesso qual era, ma era praticamente uno scrittore, filosofo greco dell'antica Grecia, che diceva durante la pandemia che aveva colpito Atene, non so in quale, 2000, circa 2000 anni fa, lui stesso già diceva non è la pandemia che sta facendo morire gli ateniesi, ma è la paura. La paura, sì. 2000 anni fa. 2000 anni fa. Natale, raccontaci come la paura fa male, come dà dei sintomi al proprio fisico. E non parliamo di malattia, ma di sintomi. Sì, sì, ecco, bravo. In realtà, vedi, nella biopsicoquantistica è contemplato un aspetto, cioè quello delle attivazioni biologiche. Di fronte ad una qualsiasi situazione, noi la viviamo sentendola, quindi o abbiamo delle emozioni, queste emozioni ci fanno sentire anche delle percezioni proprio fisiche, corporee, no? E perché anche questo? Per il motivo di cui parlava Daniele prima, la Candice Perch ci spiegava che quando sei di fronte ad una situazione, il cervello, che la pensa, produce determinate sostanze, queste si chiamano neuropeptidi e neurotrasmettitori. Queste sostanze vanno nel corpo e attivano, vanno a fermarsi, perché vengono ricevute da alcuni recettori, in alcune zone del corpo. Quindi come può una situazione, qualsiasi situazione di vita quotidiana che attira la mia attenzione, che io posso sentire poco bella o altro, attivare nel mio corpo delle reazioni? Lo può fare in virtù di questa cascata biochimica di cui ho parlato adesso, cioè al cervello partono queste sostanze che attivano tutta una serie di reazioni un po' a catena, cascata nel corpo. Ora, se questo è vero, però anche che tutte le situazioni che noi ci troviamo ad affrontare
sono diverse, no? E quindi le pensiamo più o meno con diverse zone del cervello. Sulla base di questo cambia il cocktail di queste sostanze chimiche e quindi cambia anche il destino di queste sostanze chimiche sul corpo, così che esiste una mappa molto precisa che collega la zona del cervello che pensa questa situazione a una zona del corpo. Ora, in linea generale, se tu parli della paura, non di un qualcosa di specifico, la paura in generale, la paura della morte, quando è che abbiamo noi avuto, cioè, e anche questa è una questione di programmazione, quando è che abbiamo avuto per la prima volta il terrore di morire, la paura della morte? Pensaci, abbiamo avuto tutti un'esperienza comune, quando siamo nati, che non potevamo vestire, e che ti mettono la roba in bocca e se non ti picchiano sei fortunata, già appena nasci, eh? Quindi oltre al debito pubblico pure due schiaffoni. Quindi praticamente e lì tu non puoi respirare, sei terrorizzata, è lì che la paura della morte attiva un collegamento col polmone. Ogni volta che io ho paura di morire si attivano dei processi del polmone, in modo nello specifico perché non è la sede adatta, no? Oppure quando ho paura di morire di fame, quando l'ho avuto, le prime volte che non potevo avere il cibo e devo produrmelo come posso, qual è l'organo del corpo che produce, che crea nel corpo la possibilità di creare glucosio? Il fegato. Quindi la paura della, si leggevo, correlazione dei reni in medicina cinese, in correlazione, la paura va a toccare energeticamente il rene, sì, in medicina cinese, e la paura di morire di fame, per esempio, attiva subito i processi sul fegato. Quindi quando parliamo di paure specifiche, chiaramente una paura generalizzata, perché parliamo di paura così in generale, ma paura ci sono tante sfumature, no? Esatto. Ora, di fronte, per esempio, ad una diagnosi, hai un morbo di Crohn, non ne uscirei mai, hai 12-15 scariche di dissenteria al giorno con sangue, so che, però sono cose che esistono, cioè sono cose che io a Daniela affrontiamo tutti i giorni perché lavoriamo su questo. Come può vivere questa persona dopo 10 anni che vive così e che periodicamente va in ospedale a farsi fare steroidi o ricostruenti e sa che non uscirà mai, non può neanche andare a lavorare, lavora da casa, poverino. Come può non aver paura? E se la comunicazione raddoppia la posta, come possiamo reagire su queste persone? Il nostro lavoro principale è proprio quello di dargli, come diceva Daniele, una spiegazione logica, che loro sentono reale, perché pensaci, lasciamo perdere, comunque ti rivolge ad un certo tipo di sistema, ok? Ti dicono che devi fare un certo tipo di terapie, però non ti dicono qual è la causa di quel male. Sì. Però ti dico che non c'è via d'uscita e non si sa perché è venuto e non si sa perché, esatto, la sfortuna è il caso. Come faccio a curare se non so il perché? Come se vede un meccanico, gli porta la macchina e gli dice un problema, il meccanico dice al domani cambio il carburatore, non so qual è il motivo del problema, io gli dico no, il carburatore cambia la macchina tutta, scusami, cioè fammi capire cosa devi fare sulla macchina, non cambiarmi prima il carburatore, poi la marmitta e poi altro se non sai qual è la causa, ok? Bene. Quando invece ti dai una spiegazione e tu capisci che questa è una reazione biologica e sensata ad una sollecitazione che l'ambiente tutti i giorni, no, ti pone di fronte a queste sollecitazioni e allora tu reagisci così. Quindi se quella situazione di vita quotidiana ti porta a reagire così, la conseguenza è questo sintomo. Se noi riusciamo a gestire in maniera diversa la tua relazione con questa situazione, no? Di fronte a questa persona non ti senti più sottomessa, ecco perché non devi più aver male cervicale, ok? Quindi impariamo a gestire questa situazione, la affronti diversamente e di fronte a un diverso modo di vedere le cose cambia anche la produzione di queste sostanze chimiche. Quindi se io imparo a gestire le situazioni di vita quotidiana che mi irretiscono e che mi producono il sintomo, molto probabilmente questo sintomo non ce l'ho più. Ed è su questo che si basa tutta la biopsicoquantistica, con tutta una serie di strumenti che, come puoi vedere, di fronte al conoscere il nuovo paradigma, conoscersi secondo questo nuovo paradigma e agire secondo il mio meglio, no? Per la mia salute, ti fa uscire dalla paura. Le persone si hanno delle azioni, io e Daniele ogni giorno ci rendiamo conto quando lavoriamo insieme
di quella luce che arriva in prosieguo, l'insight che arriva all'improvviso, no? Di queste persone che dicono: ah, porca miseria, è così, ah, ma è vero, è successo questo. E tu dici: ma guarda che non siamo maghi, cioè è proprio la biologia che funziona come una cosa normale che sia successo questo. Mi stupisco che nessuno prima l'avesse notato, capisci? Sì. Ecco, e loro trovano una risposta coerente e quindi esci dalla paura. E la paura da sola basta creare quella cascata citochimica di cui si è tanto parlato, no? Durante quei due anni terribili, ok? Quella cascata citochimica pro-infiammatoria che immagina su una persona che già ha un'infiammazione di un certo tipo, una bronchite, un'influenza normale, una cosa qualsiasi, ok? Un terrore di questo tipo che cosa può produrre? È come buttare un serbatoio di benzina sul fuoco in casa. Cioè, questa è la paura. E se noi non curiamo il modo di comunicare, anche i naturopati che dicono attenti al latte che ti fa venire il cancro allo stomaco, il cancro all'intestino, attenti a queste comunicazioni, si chiamano anatemi e sono pericolose. Non ho detto che il latte fa bene, è diverso. Ho detto semplicemente che in alcune persone molto particolarmente sensibili fanno un certo tipo di comunicazione, queste dicono: ah, oddio, fino a ieri ho bevuto un litro di latte. Non è che c'ho una malattia allo stomaco. Ok, sì. Ecco la paura. Okay, si innesca la paura. Grazie Natale. Sembra magia, perché io all'inizio, quando sentivo parlare di questo strumento, sembrava uno strumento magico. In realtà è scienza, si può dire. E una cosa che poi, la cosa bella è che alcuni dei nostri clienti, dei miei clienti, vengono a dirmi, perché io credo, no, in questo nuovo tipo di capire quello che sta accadendo nel mio corpo, no? Questa nuova mappa del territorio, no? E io gli dico: guarda, non ci devi credere, basta che la verifichi, no? Perché tu hai la bellezza che tu puoi verificare questa cosa, che ti spiega anche il motivo per cui starnutisci, per esempio, no? Allora, quando tu verifichi che questa nuova spiegazione sulle attivazioni biologiche è valida, non è più una credenza per cui tu dici: ah, non lo so se è vero o se non è vero, ma spero che sia vero. No, lo verifichi proprio. E quando lo verifichi su uno starnuto, su un raffreddore, su un rash cutaneo, allora è ancora più facile andarlo a, diciamo, verificare e applicare gli strumenti, perché poi dobbiamo parlare, Natale, anche di strumenti pratici per trasformarci, no? E c'è un percorso da fare, il percorso che noi offriamo ai nostri clienti, che è quello di andare a cambiare quei comportamenti, quelle abitudini, per cui poi il sentito cambia, e cambiando il sentito il corpo cambia di conseguenza, no? Grazie. Quindi noi, attraverso uno specifico strumento che si chiama dialogo emozionale, portiamo la persona alla consapevolezza chiara e anche sensoriale di che cosa accade nella sua vita, quali sono gli elementi, gli accadimenti della sua vita che poi generano in lei questo sintomo. E da lì noi riusciamo a farli digestire in maniera diversa attraverso compiti cognitivi, strategici, piuttosto che ipnosi. Daniele è molto bravo nel sostenermi in questa cosa, veramente, proprio nel gestire le persone, anche lì quando non ci sono, durante, no, le altre, perché noi le vediamo a settimane alterne, no? E lavoriamo così. Peraltro noi ci approcciamo in maniera anche un po' più completa, perché di fatto poi facciamo una naturopatia evolutiva, perché comunque consigliamo prodotti naturali ai nostri clienti, altro lì dove serve per gestire il sintomo. Quindi ecco, un approccio di questo tipo, un approccio veramente completo, no? che dà la possibilità alla persona di prendersi cura di te, di diventare il miglior medico di stesso. Cioè, la persona non guarisce, la persona cresce, è diverso, capisci? Mi piace questo, la persona non guarisce ma cresce, perché sì. Guarire dall'idea di malattia. Bravo. Crescita dall'idea di rinforzarsi, di crescere appunto, di evolvere. Brava, accetta la sfida e la vince, perché acquisisce strumenti. Io ho sentito a scatto. Accetta la sfida e la vince, perché ha acquisito strumenti. Ecco che lo sfidante diventa un'opportunità. Sì. Esatto. E non una difficoltà. La cosa bella appunto è cambiare sempre il punto di vista, come posso io
trasformare questo evento, questa interazione in un'occasione di crescita, in un'occasione di evoluzione. Cosa c'è di buono in questo aspetto per me? E non è detto, quello che mi stava venendo in mente prima mentre ti ascoltavo Natale, non è detto che io non possa, non ci sia un caso o qualche caso in cui io debba dire, vabbè, senti, io questa persona ho capito com'è, magari cerco di limitare i miei contatti con questa persona, perché non possiamo cambiare gli altri, no? A meno che gli altri non ci chiedano di aiutarli a cambiare. Per cui anche mi viene anche in mente, anche se è importante, penso, sottolineare, che una volta che capiamo che le emozioni hanno tutto questo impatto forte nel nostro corpo e sulla nostra salute, di conseguenza immediata, perché andare a sottoporci a degli stimoli attraverso i media che ci creano emozioni? E come io dico ai miei clienti, tu dentro di te c'è un bambino di 3 anni, tu a un bambino di 3 anni glielo fai guardare un film dell'orrore? No, perché non glielo fai guardare? Perché poi quello c'ha gli incubi la notte quando va a dormire. La stessa cosa è per noi, il film dell'orrore non lo vogliamo guardare, ma neanche, cioè anche l'ipnotista, uno dei miei apprezzatissimi trainer ipnotisti canadese, anche lui, pure noi siamo ipnotizzabili, perché anche se io so queste cose qua, ma se io mi metto in un contesto ospedaliero, per esempio, o di un certo tipo, anche se so tutte queste cose, il mio inconscio è comunque un bambino di 3 anni, e se questi tutti i giorni vengono a dirmi, o col telefonino, o con la televisione, o a voce, che c'è qualcosa che non va bene, insomma un impatto alla fine ce l'ha. Cioè, anche se sono un ipnotista, io mi devo proteggere. Questo volevo sottolineare. Assolutamente. Non ti sentiamo? Non si sente. Ero silenziata, scusate. Credevo fosse il gioco dei mini. Trasmettete tantissima passione, si vede che quello che fate è col cuore, vi sta proprio a cuore l'aiutare le persone. Vi faccio tantissimi complimenti. Grazie. Io adesso mirerei su Ilaria, che ha selezionato 2 domande. Eccoci qua. Ciao Ila, sei silenziata anche tu. Oggi siamo partiamo silenziate. Tutto un minimo. Scusate. Allora, sì, ci sono 2 domande. La prima è quella di Luigia, che chiede: la morte potremmo averla già provata alla nascita, quando anche in quel momento andiamo verso l'ignoto? Avete già in parte risposto prima, quando avete fatto la domanda. Quindi, probabilmente la morte è solamente un passaggio da uno stato all'altro. Sì. Io ho sempre avuto la fantasia su questo, ma devo dire, perché ho fatto una domanda, no? Ma fin da bambino ho avuto questa roba qui e mi sono sempre detto, perché sentivo da bambino questi racconti di queste, mi affascinavano, di queste persone che erano andate vicino alla morte e vedevano la luce bianca. Adesso non so che tipo di parto abbia vissuto, questo non ne ho la minima idea, non me lo ricordo, però qualcosa deve essere, perché questi racconti mi affascinavano, il fatto che tu vedi un tunnel e arrivi verso la luce. E un po' mi ricorda questa cosa della nascita. Allora io ho detto, ma non è che noi ogni volta rifacciamo sto giochino? Questa è una fantasia, non ho più pallida idea di cosa è. No? Quindi io muoio in questa vita per poi essere, per assistere al travaglio e rinascere in un'altra vita. Questa cosa me la sono chiesta. In effetti la domanda mi lascia così, no? Perché io penso realmente che in qualche modo, in virtù di questo aspetto, no, che siamo campi, no, le nostre informazioni si aggregano a informazioni risonanti. Di conseguenza io credo che ci sia proprio un passaggio da una parte all'altra. In quel momento, quando il nostro corpo, quando noi abbiamo il corpo, e si sa che il corpo pesa circa 3 grammi in meno, no, che è la somma di quelle informazioni, Vanno ad essere veicolate da qualche parte. Io sono sicuro, convinto, lo sento nel cuore, posso dimostrarlo scientificamente, che sì, è un passaggio, è proprio un passaggio ad un livello diverso, in dimensione diversa. Grazie, okay, grazie Natale. Allora,
Flavio invece chiede: della morte si sa poco e ancora meno si sa del tipo di morte che ci aspetta. Fa paura la morte, ma forse il trapasso fa ancora più paura. È probabile che in futuro si ricorra sempre più all'eutanasia? Mio Dio. Dio. Non saprei cosa rispondere, Flavio, nel senso che sì, in effetti quel momento fa paura a tutti, no? Il momento fa paura a tutti. Io non lo so se a me farebbe paura, sinceramente, così da persona inconsapevole, perché talvolta mi rendo conto proprio di essere veramente inconsapevole su tante cose, un'idea che io non avrò paura in quel momento, il momento del trapasso, però poi, sai, viverlo è diverso, no? Io non ricorrerei all'eutanasia, io credo che per quanto una persona possa aver paura, io invece, sapete, una consapevolezza che noi stiamo facendo un buon lavoro, cioè le persone iniziano a capire sempre di più che tutto quello che ci hanno insegnato fino ad oggi sono delle buffonate e delle bufale, cioè stanno rendendosi conto che tutto questo sistema di strumentalizzazione è stato costruito su veramente fondamenta che non reggono, e si rendono conto sempre di più attraverso i percorsi di crescita che invece c'è qualcosa di più. Quindi io credo che si vada verso il contrario, cioè per quanto possa avere paura il trapasso in questo momento, con l'aumentare della consapevolezza delle persone, invece le persone si avvicineranno a quel momento con maggiore coscienza, con maggiore anche con una visione magica del momento. Cioè io adesso, non so, non mi sento attratto da quel momento, sinceramente, però per adesso io lo sento come un momento magico. Voglio dire, poi tutte le persone nella vita immaginano la propria morte almeno una volta, quindi ce lo dobbiamo dire, e io ogni tanto ci penso e dico, ma io penso che sarà un momento veramente magico, cioè io voglio respirarlo, francamente, per l'eutanasia qualsiasi strumento non me lo permetterebbe, ma io voglio, sai che si smette di respirare, io lo voglio respirare. Grazie Natale. Quello che mi è da dire a me, se posso, è che anche citando un altro dei tuoi colleghi, dei colleghi che abbiamo, che niente, questa paura, cioè per veramente riuscire a... Ci sono tanti punti di vista, no? La morte la puoi vedere come un fallimento, puoi vedere, magari uno ha fatto una stupidaggine e il corpo muore, possiamo anche metterla così, ma può anche essere una celebrazione, appunto ci sono magari tributi indiani o di qualche tipo di popolazioni ancora, diciamo, non troppo contaminate, che la celebrano la morte. Mi ricordo una storia che aveva raccontato Jacopo Fo, se non sbaglio, in uno dei suoi spettacoli, in cui diceva che c'era questa persona, sua conoscente, che aveva chiesto che quando il giorno del suo funerale ci doveva essere una banda del paese che doveva di alpini, che doveva fare una marcia suonando e celebrando il funerale, no? E poi c'è stato il caso che nello stesso giorno, nello stesso orario, c'è stata la morte di un personaggio politico locale abbastanza famoso, e tutti quelli del funerale del politico pensavano che fosse l'altro e sono andati a seguire gli alpini, no? A celebrare con lui. Quindi praticamente la morte alla fine dei giochi è pure lì, è un ignoto, però non c'è da averne paura, nel senso che ci rimane sempre qualche cosa, no? Questo è una cosa che secondo me si sente. Poi anche mi viene da dire, come mai certe persone sentono certe cose e certe altre non le sentono? È come se chi le sente è perché ci è già passato in qualche modo, no? Perché tu cerchi di spiegare una cosa che per te è talmente banale, per esempio degli ultimi 2 anni, e vedi che c'è gente che proprio non lo vuole capire, cioè non gli interessa niente, e allora ti chiedi com'è che certe persone lo capiscono e certe non lo capiscono, è come se noi avessimo già passate certe cose, no? Quindi certo. La morte è semplicemente un passaggio, anche un motivo di celebrare, ho fatto tutto quello che devo fare qui e adesso vado in vita migliore, possiamo anche vederla così, no? Grazie Daniele. Daniele, prima fuori onda mi hai detto che in inglese paura si dice, pronuncialo. Paura in inglese è fear, che è scritto F-E-A-R, quindi fear, letto all'italiana, e uno degli acronimi carini che avevo trovato facendo delle ricerche in giro era appunto per debellare questa connotazione negativa, no, della paura, e spiegarla meglio da un punto di vista diverso è vederla come acronimo, cioè
in inglese sarebbe false, F, false, e evidence A appearing as real, cioè un'evidenza falsa che sembra reale, no? Una cosa di qualcosa, cioè praticamente la paura è basata su qualcosa di falso, perché poi tornando a quello che diceva Natale prima, cioè veramente le bugie e le menzogne sono a tutti i livelli, cioè se ci mettiamo qua a fare una lista siamo qua fino a domani, nel senso che proprio ci hanno preso in giro a tutti i livelli, e forse questo è quello che noi stessi abbiamo scelto di affrontare come sfidante, no? Perché è come il film in cui c'era Eddie Murphy, citato anche da Malanga, in cui lui, ricchissimo, nel film decide di passare una settimana senza tetto tra i morti di fame, no? Però una cosa è passare una settimana perché tu lo sai che dopo una settimana ti vengono a riprendere e torni a fare la vita da milionario. Una cosa è decidere, io adesso vado a fare veramente la vita da morto di fame e mi alzo le maniche per uscirne fuori, no? E per tornare a essere milionario, se vogliamo, o comunque a crearmi di nuovo quello stato di vita che mi rende felice. Quindi forse da un punto di vista potrebbe semplicemente essere questo quello che abbiamo scelto di fare, no? Per cui abbiamo scelto tutte queste avversità, lo sfidante, che è il tema di questa intervista. Anch'io ne sono sicura. Se abbiamo scelto questo periodo per vivere, vuol dire che dovevamo passare per determinate esperienze per evolvere. E questa è un'accelerazione incredibile. Questo periodo ci ha dato una spinta. Esatto, esatto. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, Ila, grazie tanto. Natale, volevo dirti, io conosco due tue allieve, anzi tre allieve della tua scuola di naturopatia. Prima ci hai accennato qualcosa. Dove si trovano queste scuole? Guarda, una scuola è in Puglia, scuole Aaron, formiamo alla naturopatia evolutiva, ci saranno informazioni come quelle che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato questa sera, perché è poi l'unica scuola che forma nell'ambito della biopsicoquantistica, una scuola di naturopatia, come ho detto, evolutiva, che mette insieme la naturopatia olistica, quindi quella che per lo più si trova in qualsiasi altra scuola, e la mette insieme alla biopsicoquantistica. Come ti dicevo, quando la naturopatia olistica incontra un metodo di questo tipo, diventa evolutiva, perché oltre a lavorare sui vari problemi della persona, sostenere la persona nella crescita, nella risoluzione di alcuni sintomi o disagi, poi la persona comunque diventa medico di se stesso, la persona cresce. Siamo gli unici a fare una formazione di questo tipo in Italia, abbiamo un riconoscimento europeo comunque al Tribunale di Bruxelles come titolo, rilasciamo anche un titolo comunque riconosciuto dal CONI e dal Ministero degli Interni. E noi facciamo una formazione in realtà sviluppata in quattro moduli. Il primo modulo è un modulo che permette già di lavorare, nel senso che dopo il primo anno di studio una persona può diventare operatore olistico e iniziare a lavorare, e questo l'abbiamo fatto per dare la possibilità ai ragazzi che si iscrivono di avere maggiore possibilità di continuare, anche essere un po' più autonomi economicamente, ma con una formazione già in naturopatia olistica di base che gli permette di fare alcune cose legalmente. E da lì poi loro possono continuare fino a venire a fare gli altri moduli e poi conseguire il titolo in naturopatia evolutiva. L'altra scuola, quindi queste scuole Aaron, siamo a Bari, abbiamo una formazione, come ho detto, di learning frontale, è una modalità formativa che consente anche di fare formazione a distanza. Cioè, noi abbiamo avuto studenti che vengono da Modena, da vicino, alcuni da Salerno, insomma, ci sono state persone che vengono da fuori, quindi questo è un aspetto, la scuola di naturopatia a Bari, l'altra è in Slovenia, e qui stiamo facendo le cose, sì, proprio vicino, no? A Nova Gorica, la scuola a Nova Gorica, esistiamo già da qualche anno anche qui, e anche qui facciamo una formazione in naturopatia evolutiva, con una piccola differenziazione proprio perché comunque abbiamo deciso di indirizzare questa scuola un po' di più verso l'aspetto anche più manuale rispetto a quella di giù, invece, che è un aspetto un pochino più naturopatico classico come approccio, però sempre evolutive entrambe le scuole, e anche questa è una scuola quadriennale, e qui ho formato molte persone, tra cui tre studentesse
che sono anche brave, quindi devo dire, perché poi una delle caratteristiche degli studenti che escono dalla mia scuola, che oltre a fare la crescita, io non so, che sembra che mi stia vantando tanto, ma veramente non è merito mio, è merito loro, quindi non ho nulla da vantarmi, che oltre a essere formati, oltre a essere bravi, perché sono bravi, hanno fatto un bel percorso di crescita, io li vedo trasformarsi, no? Arrivare ancora così un po' impettite, preoccupatissime del voto, e allora se tu c'è quel voto in meno, si arrabbiano come si arrabbiano. Poi, pian piano, cominciano ad entrare in processo e cominciano a capire che le cose importanti della vita non sono quelle, no? Che il tuo direttore potrebbe, il tuo insegnante potrebbe essere anche un imbecille, ma non cambia la tua identità, la tua realtà, no? E ora lì cominciano ad essere diverse, le vedi crescere, le vedi proprio diventare professioniste. È emozionante questo aspetto, veramente bello. Anche perché poi è una possibilità di poter lavorare, no? Le nostre scuole hanno una buona possibilità professionale e anche legale. Quindi diciamo che siamo messi bene, ecco. E mi auguro che sempre più persone poi, insomma, seguano i nostri percorsi di formazione. Siamo Scuole Arno, il sito è www.scuolearon.com, così vi faccio pubblicità, non me ne vorrà Luca. E poi invece in Slovenia siamo Scuole Veda, ci chiamiamo così, Veda. Grazie. L'altra cosa importante è che questa cosa la faremo anche in inglese, no? Sì, stiamo facendo in America. Pensando di farla in America. Farla in inglese, e quindi adesso ci stiamo muovendo in tal senso, perché è talmente valida questa cosa che è tutto il mondo è degno di conoscerla e di approfittarne. Siamo orgogliosi di avere Natale italiano, aver creato questa cosa. Anch'io ne ho sempre sentito parlare benissimo. Ragazzi, io vi ringrazio ancora, state facendo delle cose veramente utili e con il cuore. Grazie, grazie di cuore. Grazie Ila. Come anche voi. Grazie a te, grazie agli ospiti. Grazie, e buona serata a tutti. Un abbraccio grande, grande, grande. Ci vediamo prossimamente. Ciao. Ciao, ciao, ciao.